Bella, perché non c'è niente da dire. Bella. Come potete vedere, i blocchetti cambiano il colore, ma alla fine sono sempre delle stesse moto. Mi hanno portato un'altra moto che è sempre italiana, di quell'epoca, bella, sportiva, però non è una giriera, è una Aprilia. È una Aprilia replica, rossa con la carrozzeria rossa e viola. E anche questa è una moto che verrà sistemata e poi andrà oltreoceano. Nel nuovo mondo le nostre moto sono ben apprezzate, i collezionisti sono contenti di averle là. Ma più che altro volevo farvi vedere che comunque sia, che sia Gilera, Aprilia, Cagiva non ne ho ancora qui, ma spero che presto me ne arrivi una. Più o meno le strutture dei motori, dei telai sono sempre le stesse. Perché questo? Perché ovviamente all'epoca tutti si copiavano, dovevano tutti risparmiare, no? Cosa fa Gilera? Facciamo così, cosa fa Aprilia? Allora lo facciamo anche noi. E come avevo già detto più di una volta, ogni 6 mesi viene fuori un prodotto. Questa cosa era molto bella da un punto di vista per noi ragazzi, che ovviamente ogni 6 mesi, guarda questa, guarda quell'altra, fa 180, 200, cioè insomma tutto questo entusiasmo, che inutile che vi sto a spiegare perché lo sapete meglio di me. Però questa cosa alla fine portava anche a lesinare su tanti pezzi. Adesso io vi farò vedere questa Aprilia che ha il monobraccio, e tutti il monobraccio, che anche la 108 c'è, cioè il monobraccio, che a mio avviso è la stessa marca, cioè il produttore probabilmente era lo stesso che lo faceva per la Gilera o viceversa, perché vedendoli così sì, cambia un po', però il discorso è sempre quello. Il telaio più o meno è un po' più compatto rispetto a quello della Gilera, adesso ve lo mostrerò, e però devo dire che la piastra degli steli della forcella sono molto più robusti. Anche questa, le forcelle a steli rovesciati, il disco dei freni è sempre lo stesso, anche per assomiglia molto a quello del GFR. E quindi quello che voglio dire è che, a prescindere dalle prestazioni, i componenti che si utilizzavano erano più o meno questi. Adesso ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza. Allora, come vi ho detto prima, parliamo del monobraccio, no? Grande cosa, anche qua ovviamente se c'hai un monobraccio il disco dei freni lo devi mettere centrale. Guardate un po' com'è la struttura. Anche qui abbiamo un telaietto che è asportabile, che vediamo per la prima volta. Allora, se voi prendete la Project 108, se non erro, ma poi voi che siete più esperti di Aprilia potete darmi degli indizi, dire anche la vostra, perché mi sembra giusto e corretto, perché qua non siamo a fare i maestri, ma mi piace condividere con tutti voi, con gli appassionati, questo tipo di lavoro. Ora, nell'Aprilia 108, il Project 108, che aveva il monobraccio, questo però aveva un telaio diverso, questo telaietto è fisso. Mentre se noi andiamo su KZKK, quindi una generazione già indietro, siamo nella generazione ancora della Project 108, abbiamo il telaietto che è smontabile. Vi faccio vedere un telaio di un KK, e qui noi dovremo avere il bel telaietto, che adesso poi ve lo faccio vedere dal vivo, ok? Ora, come potete vedere, sono due elementi, due moto completamente diverse. Questa ancora il telaio in tubi, questo qui invece, guardate un po' qua, è scatolato, molto molto bello, più stretto, più performante, insomma questa è già una moto da corsa. Detto questo, abbiamo una strumentazione bella, perché non c'è niente da dire, bella. Come potete vedere, i blocchetti e queste qua sono... cambiano il colore, ma alla fine sono sempre delle stesse moto. Io vi posso far vedere, c'ho qua una Nebraska e vi posso far vedere che è la stessa identico blocchetto. Guarda, lo facciamo direttamente, vediamo se riesco a farvelo vedere un attimo. Eccolo qua, guardate un attimino. Allora, questo qui è il blocchetto delle luci di una Nebraska, di una Gilera Nebraska, quindi un enduro che non c'entra niente con una moto stradale, e questo è quello che noi abbiamo su.
Ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche qui, come ho sempre detto, si recuperavano i pezzi di altre case, non so, la CEV. Adesso questo dovrebbe essere un CEV, vediamo un attimino. Esattamente, questo è un CEV e quindi andavano dalla CEV, la prendevano dalla CEV e ha detto: io voglio gli stessi blocchetti, però mi cambiate il colore, infatti questi sono arancioni e quelli là sono gialli. Detto questo, la piastra delle forcella, la piastra della forcella è molto bella, è un pezzo unico, mentre SP02 e GFR abbiamo i semimanubri che sono sotto la piastra centrale. Vano batteria, il vano batteria qua abbiamo pensato bene di metterlo qua davanti. Qua c'è il refrigerante, il motore. Il motore è molto accessibile, quindi molto è comodo da metterci le mani. Anche qui abbiamo il raddrizzatore, che è la centralina, che poi vi farò vedere sull'SP01 dov'è. Abbiamo il discorso del serbatoio dell'olio. Allora, il serbatoio dell'olio, secondo me, l'ha indovinata più la Gilera, nel senso che dall'SP01 in poi il serbatoio dell'olio è integrato direttamente nel serbatoio della benzina, quindi è un serbatoio a metà separato e diciamo così che è una bella storia. Detto questo, se noi vediamo un po' l'impianto elettrico, questo relè qui è il relè dell'avviamento, che è uguale che viene usato anche dalla Gilera, quindi mi viene in mente che può darsi che l'impianto elettrico abbia avuto lo stesso fornitore. Il muso, guardate qua, allora, bello, doppio faro, piccolo, molto molto meno rastremato rispetto alle Gilera. Io non voglio fare Gilera più bella, aprile più brutta, che agiva fa schifo, no, assolutamente. A me piace capire, far vedere alla gente come lavoravano negli anni 80. Vi faccio vedere un'altra cosa, guardate qua che storia, lo vedete questo? Questo è il bocchettone per arrivare all'airbox, cioè al filtro dell'aria. Ragazzi, è una figata totale, eh? Cioè veramente, veramente studiata bene. Insomma, comunque sia, ci hanno lavorato dietro, non indifferentemente. Poi vi faccio vedere una cosa, però la piastra dietro, questa che tiene la pedalina per il passeggero, che vabbè doveva esserci, ma come ben sapete queste sono moto da corsa, quindi il passeggero è un optional, assomigliano molto a quelle dell'SP0 della KZ. Infatti ve le faccio vedere, guardate qua. Ok, queste sono le pedaline davanti, poi vi farò vedere anche le pedaline di dietro dove sono posizionate. Cerchioni molto belli. Marmitta. Ecco, la marmitta mi piace di più quella della Gilera perché è cromata. A me piacciono le cose lucide, luccicanti, quindi mi piace di più, però è una questione di gusti. A livello prestazionale, ragazzi, io non dico nulla per il semplice motivo che non le ho provate, però ciclisticamente devono essere delle veramente bestie. Io ho provato il GFR, l'ho provato un po' e devo dire che comunque sono divertenti, non alla mia età, perché come sapete io ho 50 e passa anni, sono del 69, ho vissuto quest'epoca in maniera bellissima, però queste moto qui oramai ad usarle mi faccio un po' fatica, però parlo per me. Poi c'è gente che probabilmente va ancora in pista, fa il cinema e si diverte come dei pazzi e fanno veramente veramente bene. Io oramai sono più un endurista o vado in giro con l'RV, perché con l'RV è la mia moto e quindi con lei ho un certo feeling. Ecco fatto, adesso volevo farvi vedere le differenze con gli SP, GFR e compagnia bella. Come potete vedere, comunque l'SP01 ha una carenatura più rastremata rispetto a quella della replica. Ovviamente non possiamo avere lo stesso tipo di forcella perché gli steli sono diversi, sono tradizionali. Per quanto riguarda invece il discorso vano motore, guardate un po', la replica è molto più stretta. Questa qui è leggermente più larga. Viste dal vivo, la replica sembra più una moto più imponente. Questa qua è più, diciamo così, un giocattolino. Potete vedere come hanno distribuito diversamente le cose. La batteria l'hanno messa dietro, mentre la centralina del raddrizzatore che ricarica la batteria l'hanno messa davanti. Guardate un po', guardate il famoso relay, il relay che c'è di qua, c'è anche di là. E anche qui, guardate un po', i blocchetti sono sempre gli stessi. Detto questo, può darsi che anche il blocchetto d'accensione sia uguale. Questo non ve lo so dire. Per lavorare dentro il motore più o meno siamo nelle stesse identiche
Nel senso identiche condizioni, il motore è comodo da tirare giù perché è appeso, diciamo, vedi, come anche su per quanto riguarda il discorso della replica, e il silenziatore è cromato. Adesso vi faccio vedere il GFR. Eccomi qua, ragazzi. Monobraccio, guardate un po', monobraccio, Gilera gira dall'altra parte. Non è uguale a quello dell'Aprilia, perché non è uguale perché cambia la curva, però a mio avviso erano gli stessi produttori, cioè sono andati dalle stesse persone, la stessa casa produttrice gliel'hanno fatto fare. Il progetto secondo me è uguale. Ovviamente Gilera i motori se li fa per conto suo e aveva la catena, la trasmissione a sinistra, seduti sulla moto, mentre Aprilia ce l'aveva a destra. Il discorso dell'olio, vedete, del serbatoio dell'olio. Qua abbiamo il serbatoio dell'olio, qua della benzina, piastra. Allora, questo è un GFR, quindi è l'ultima moto sportiva uscita dalla Gilera, quindi il top del top del top. Come potete vedere, la piastra non è grande, non è, diciamo così, allo stesso livello di quella dell'Aprilia. E abbiamo i semimanubri che vanno montati sotto, li sono lì, adesso vabbè perché non li ho, devo tirarli fuori, comunque sono sotto la piastra. Airbox, mentre Aprilia ha utilizzato quella presa d'aria molto grande, molto bella. Gilera ha fatto questi, ha messo i condotti davanti, che sembrano più da moto, da Gran Premio. Detto questo, anche qui il cupolino e l'aerodinamica è un pochettino diversa. Comunque sia, sono moto eccezionali tutte e due. Non voglio andare a dire una è meglio o una è peggio, ve l'ho già detto, non è nel mio intento. Boh, spero di essere stato utile, vi faccio una bella carrellata di quello che c'è qua. Bello, eh? Comunque, dai, ragazzi, piano piano le mettiamo a posto tutte. Ok? Ciao ciao!